Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Il Signore è la mia salvezza, e troviamo il numero 5. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamoci peccatori. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, non certo a degli angeli Dio ha sottomesso il mondo futuro del quale parliamo. Anzi, in un passo della Scrittura qualcuno ha dichiarato: che cos'è l'uomo perché di lui ti ricordi, o il figlio dell'uomo perché te ne curi? Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato, e hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento presente, però, non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Tuttavia, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio,
per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. Parola di Dio. Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Hai posto. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Accogliete la parola di Dio non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Te, oh Signore. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e li obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, il brano di Vangelo di oggi ci presenta Gesù il Maestro, che insegna nella sinagoga con autorità, meglio con autorevolezza, una
autorevolezza che gli viene riconosciuta da chi ascolta, perché è autentico, è credibile, è affidabile, perché fa quello che dice. E la sua parola è una parola che risana, che libera, che guarisce. E nel Vangelo di oggi, il Vangelo di Marco, il primo miracolo che Gesù compie avviene dentro la sinagoga, dove un indemoniato, una persona con una fede distorta, demoniaca, viene liberato da questa visione malata delle cose di Dio. La prima liberazione che il Signore opera è all'interno di una sinagoga, è all'interno della Chiesa, della comunità dei cristiani, all'interno della nostra vita. Il primo miracolo consiste nel passare da una visione di un Dio concorrente, avversario, nemico dell'uomo, venuto a rovinare l'uomo, a un Dio che vuole liberare l'uomo, che ama l'uomo. L'indemoniato grida a Gesù: che cosa vuoi da noi, Gesù? Sei venuto a rovinarci. E forse qualche volta corriamo anche noi il rischio di pensare così. Abbiamo la nostra vita, le nostre priorità. Perché dovremo occuparci del Signore, dargli più spazio? In fondo ci sforziamo di fare i bravi cristiani. Che cosa pretende da noi il Signore? Abbiamo dato un posto a Gesù nella nostra chiesa, nella nostra coscienza. Pensiamo che Gesù voglia obbligarci a diventare più devoti, più bravi, ma non è così. Tu, Gesù, sei venuto per farci uscire da una visione piccola, meschina della nostra fede, di un Dio concorrente dell'uomo, di un Dio giudice, di un Dio che addirittura è nemico dell'uomo. Tu, Signore, vuoi liberare i nostri cuori, la nostra mente, la nostra vita da una visione distorta della fede. Vuoi farci passare da un Dio concorrente, avversario dell'uomo, un Dio che sembra togliere la vita, un Dio che dona la vita. E concludo con una breve preghiera del poeta servo di Maria, Davide Maria Turoldo. Cristo, mia dolce rovina, impossibile amarti impunemente. Sì, Signore, tu sei la mia dolce rovina, perché desideri purificare la mia fede, perché non ti accontenti delle mie mediocrità, delle mie comodità, perché in fondo è impossibile amarti senza assomigliarti un po', senza rischiare di più nell'amare i fratelli, le sorelle, il marito, la moglie, senza osare di più nel perdonare, nell'accogliere. Aiutaci, Signore, a purificare la nostra fede, a vedere in te un Dio che ama l'uomo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti sia gradita, o Signore, l'offerta del tuo popolo. Santifichi la nostra vita e ottenga ciò che con fiducia ti chiediamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso e col sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione, l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giorgio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla potenza della sua parola, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donami la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di salutare la tua parola. E io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Amatevi, fratelli, al numero 65. Amatevi, fratelli.
sarete miei amici se l'amore sarà con voi. Saremo suoi amici se l'amore sarà con noi. Preghiamo. Dio onnipotente, che ci nutri con i tuoi sacramenti, donaci di servirti degnamente e con una vita santa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera con San Leopoldo. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza, soprattutto nella misericordia e nel perdono. Hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amo. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi accompagni Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.
santificami.